Ciao a tutti, io sono Sonia Serafini e ho appena avuto l'opportunità di intervistare i fratelli di Innocenzo, Fabio e Damiano, con i quali abbiamo parlato del loro nuovo film, Favolacce, che dall'11 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme on demand. Il protagonista, anzi uno dei protagonisti di questo film è Elio Germano, ma soprattutto ci sono tutta una schiera di attori bravissimi che vi sorprenderanno in questa favola, un pochino dark, dal gusto amato. I bambini e bambini di questo film vengono dati 100 euro per andare al cinema. Voi invece che bambini eravate, cioè che spettatori soprattutto eravate? Eravamo disordinati in tutto, eravamo disordinati e bulimici, nel senso che davvero ci cibavamo di qualsiasi input ci sembrasse innanzitutto complicato. A noi le cose complicate che non sempre ci vengono, avevamo questa grande libreria a casa e nei livelli bassi c'erano praticamente libri accettabili. In quelli più alti, quindi che non c'era possibile raggiungere per un'altezza estremamente limitata, c'erano i libri più interessanti. Noi quindi scorgevamo Pasolini, la Svedaiva, Hemingway, Lugoschi, e noi ci arrampicavamo verso quell'altezza, perché stavamo lì, erano nascosti i tesori più complicati. E noi quindi leggevamo tantissimo, fruivamo di contenuti cinematografici, probabilmente. Forse inappropriata la nostra età, abbiamo visto Pasolini, abbiamo visto Chabrol, Fassbinder, insomma anche autori che non capivamo benissimo, però sentivamo che cosciamente accadeva qualcosa ed era uno stranissimo disagio, perché era un disagio che in fondo sentivamo giusto. E sicché abbiamo, piano piano abbiamo fatto un po' i nostri insegnamenti che abbiamo arraffato, non abbiamo mai più smesso, ecco, non siamo mai più scesi dal carrozzone della fantasia. Il disegno, la poesia, la fotografia, alla fine, da quando abbiamo, non so, 10 anni, diamo a questo alimento giornaliero. Recentemente in un articolo di Rolling Stone Alessandro Borghi vi ha citato, oltre a farvi i complimenti e a dire che siete bravissimi, ha anche detto, si stava parlando un po' della polemica, che ci sono film in cui vengono scelti tutti attori famosi per fare botteghino, ma in generale proprio la critica nei confronti di chi sceglie solo attori famosi, e lui ha lodato il lavoro che fate voi, cioè che scegliete magari come in La Terra dell'Abbastanza in Favolacce, come in questo caso Elio Germano, un attore famoso e intorno gli mettete tutta una serie di attori meno conosciuti. Ecco, voi arrivati a questo punto potreste avere chiunque, cioè chiunque vi direbbe sì per un film. Quindi credo che la vostra sia una scelta precisa, quella di lavorare in questo modo. Perché? È miratissima. Guarda, Elio Germano non l'abbiamo preso perché era Elio Germano, perché è un grandissimo prestigiatore, fa accadere le cose, non è neanche un attore. Io trovo incredibilmente pigro e deludente quando tu vedi questi cast pieni di nomi, 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 scatta subito l'effetto déjà vu, che è una cosa alla quale nessuno pensa, ma io ogni volta che rivedo questi attori dico ok, inizia già a ricordarmi la filmografia, quindi i primi 10 minuti di film li passo a ricordarmi in quante altre pellicole ho visto. Ok? È già difficile smarcarsi mai da personaggi mitici che hanno interpretato. Secondo voi, perché comunque sia, quanto è triste non attingere alla grande rete di attori, soprattutto quelli teatrali, ancora sconosciuti che abbiamo? Perché siamo felici che con La Terra Abbastanza abbiamo lanciato, tra virgolette, in una maniera ancora più profonda Andrea Catanzaro, abbiamo lanciato da zero Matteo Olivetti. Abbiamo dato una seconda carriera a Max Cottura, abbiamo fatto un grande percorso con Milena Mancini. Gli attori in Italia ci sono tantissimi, sono bravissimi. Odio i registi che usano sempre gli stessi, lo trovo veramente una cosa deludente, è come alla fine rimane sempre nella tua piazza, nel quartiere, e incontra sempre gli stessi amici. Alla certa è molto triste. Che cosa avete? Ecco, più che pigro sia triste. È tristissimo, ad esempio, le stesse facce. E lavorerete con Alessandro Borghi? Vi piacerebbe farlo? Ciao, guarda, noi Alessandro abbiamo conosciuto. Era 3-4 anni prima che dovesse non essere cattivo. Ah, ok, sì. Perché noi abbiamo posto preparare Esatto. la Terra Abbastanza. Lui doveva fare Mirko, ne Abbastanza. Ovviamente, noi poi per realizzare la Terra Abbastanza abbiamo messo molti anni, perché anche lì noi eravamo 24 anni, quindi abbiamo messo un po'. E poi Ali aveva già fatto. Dopo questo nostro primo incontro, lavoravo con Caligari e non volevamo sovrapporre. Ci sentiamo spessissimo. Sai, Alessandro è un attore estremamente curioso, che
si mette sempre in gioco, che studia tantissimo. E questa sua profonda umiltà, in qualche modo, piace rischiare, gli piace mettersi in gioco, gli piace incasinarsi la vita, e quindi per queste vicinanze anche caratteriali sicuramente ci incontreremo.